ogni convinzione che abbiamo, ogni pensiero che formuliamo dentro, ha un aspetto cognitivo, ma anche regolarmente un aspetto emotivo, affettivo. Ogni idea non è solo un'immagine, non è solo un pensiero, è una rappresentazione e quindi anche una fisiologia. Capite? Cambiare un'idea vuol dire cambiare fisiologia, cambiare chimica interna. Non è semplice. Ma Platone queste cose le aveva già capite tutte, quando diceva: gli uomini sono addormentati, vivono in una caverna, guardano il fondo della caverna, vedono delle immagini, credono a quelle, ma quelle immagini sono delle proiezioni. Il cinema, aveva inventato il cinema. Invece stanno lì. Se uno esce dalla caverna, vede la realtà, vede la verità, gli fanno male gli occhi per un po' perché la luce è potente. Ma dopo, e cosa gli viene da fare questa persona? Si accorge dell'infinita bellezza che c'è fuori. E quindi cosa gli viene da fare se è rimasto umano? Tende a tornare indietro, a svegliare gli altri. E cosa fanno? Lo ringraziano? Lo uccidono. Quindi l'attaccamento alle idee tossiche non è un attaccamento così, per cui voi andate a confrontare l'idea di una persona, beh, insomma, le idee diventano qualcosa a cui è attaccata la nostra sopravvivenza. Per questo vi invito seriamente, quando fate un dialogo con qualcuno, ad avere infinito rispetto delle idee che questa persona ha, qualunque esse sia. Perché in quel momento sono i chiodi a cui lui si attacca per stare vivo. Quindi se voi glielo staccate non gli fate un gran favore. Quello che gli fate un favore è se gentilmente, quando è il momento opportuno, come faceva Socrate, ce lo fate arrivare che quell'idea è tossica. E se ha buon rapporto con voi è possibile che si stacchi. Perché ricordatevi una cosa fondamentale. Due sono gli assi portanti della psiche umana: appartenenza e identità. Spiega già tantissimo. Le idee noi le interiorizziamo per appartenenza. E l'appartenenza significa affetto, l'appartenenza significa sicurezza. Per noi che non siamo coccodrilli, quindi siamo esseri socievoli, appartenenza vuol dire vita, non appartenenza vuol dire esclusione, morte. Quindi cambiare idea per inconscio vuol dire morire. Insomma, sono cose. E il tema è tutto qua. Se noi ci siamo bevuti la cosa che il nostro carattere, siamo noi, siamo il nostro carattere, siamo i nostri condizionamenti, non ci rimane che subirli, aspettare di morire. Se ci producono infelicità, amo. Se scopriamo che noi non siamo il nostro carattere, non siamo i condizionamenti, non siamo le nostre idee, ma siamo qualcosa di infinitamente più grande, prezioso e sacro, allora ci rendiamo conto, anche solo per un istante, che andiamo a cercare sicurezza dove non c'è. Non ci sarà mai. Non è facile farlo da soli, perché vuol dire uscire dalla caverna dove non c'è più nessuno da fuori. È bello, ma e all'inizio l'essere umano non ce la fa a stare lì, se non è in contatto. Ma con chi si può entrare in contatto se si esce dalla caverna? Ci sono già altri che sono fuori. Tutti i maestri sono fuori dalla caverna, tutti. Per questo quando nei primi esercizi PNL nostra chiediamo quali sono i tuoi mentori,
Quando una persona dice, io non mi fido di nessuno, faccio tutto da solo, è un'indicazione. Vuol dire che la tua fede negativa, cioè la tua attaccamento alla caverna è così forte che non hai mai guardato dietro le tue spalle, non hai mai voltato, cosa normale. Quindi adesso è importante che vi chiedete, ma ci sarà qualcosa in cui ripongo fiducia?